Allora, partiamo dal presupposto che io questo video in realtà non lo volevo fare. E lo so, questa cosa qua fa ridere. Però è la verità, io questo video non lo volevo fare. E alla fine l'ho fatto, perché mi hanno costretto. Perché appunto qualche giorno fa, con la scusa del andiamo a fare colazione, Sasha e Sabrina mi hanno portato al parrucchiere per appunto registrare lo speciale 500.000 iscritti. E quindi adesso avete capito perché io questo video non lo volevo fare. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Tudor, tanti auguri a te. Bella. Non è il tuo compleanno? No. Vabbè, ah, noi festeggiamo un'altra cosa. Non è il compleanno. Christmas. Non è neanche Natale, Tudor. Non ti ricordi quest'estate? In Sardegna, piscina rosa. 500.000 iscritti. No. Capelli. Pensavi che andavamo a mangiare. Noi ci divertiamo moltissimo. Bastardi, no. Tanti auguri a te. E detto questo, benvenuti nello speciale 500.000 iscritti. Speciale che in realtà avrei voluto fare in modo diverso. Diciamo più bello e più speciale. Perché fin dall'inizio mi ricordo, il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare a 500.000 iscritti. E quindi per questo traguardo dovevo portarvi un video bello e serio. E bello e non sta cagata. Perché infatti questo qua, più che essere un vero e proprio speciale 500.000 iscritti, sarà un video particolare dove andrò a pagare la penitenza di un video che fece quest'estate assieme a Sasha e Sabrina. E appunto avevo promesso, o meglio avevano promesso, che quando sarei arrivato a 500.000 iscritti mi sarei tinto i capelli di biondo con il ciuffo rosa. Passata mezz'ora, vediamo un po' come sta procedendo il tutto. Sembra Vegeta. Oh, questa è la capsula. Oh, Vegeta. Ma che poi lui non lo sa che il biondo è finito. E di che colore lo stai facendo? Grigio. Vabbè, tu lo scoprirai tra un po'. Ascolta, Platinette, ma che me lo passi il succo? C'ho sete. Sfotti pure. Ciao. Cavolo, bellissimo questo biondo. Sta venendo proprio un bel biondo. Aiutami col nome, biondo. Biondo cenere. E dopo 3 ore di decolorizzazione e di tintura sono riuscito finalmente a vedere i miei nuovi e bellissimi con 80 virgolette capelli. Hai finito, Tudor? Più o meno. Dai, vieni qua. Oh, amico indù, ma ti hanno trasformato in indiano. Fai una cosa, Monaco Sciolin. Però se... Vabbè, per prima storia. Peggio di così. Dai, facci vedere il tutto. No, sì, c'ho paura. Ma che stai dicendo? Dai. È che non so cosa aspettarmi, essenzialmente. Girati. C'è anche il ciuffo. Ma non è più. Biondo non lo no. Raga, ma non è, è platino, no. È grigio. No raga, avete sgravato, avete sgravato. Ma meglio grigio che biondo, scusa. No, no. Ti ho detto che era colore vecchietto. E quindi, bella, lo so, fanno cagare, lo so. Però vabbè, per quanto stupida sia stata questa cosa e soprattutto no sense, ormai l'ho fatto. E non lo devo tenere. E anzi raga, anzi, il tutto non è neanche finito lì, perché il peggio doveva ancora arrivare. E adesso passiamo al taglio. Solo che lei deve andare in pausa pranzo, faccio io. No, eh sì. No. Adesso faremo un gioco. Qua ci abbiamo tutte le domande con un quiz. Finché non ne indovinerai 3, non ti alzi da lì, eh. No, raga, no. Sì. Per piacere. E ogni volta che sbagli, zang, per piacere. Zang, zang. Voglio partecipare tenendo, facendo la camera woman. Sì, anche perché con quei capelli puoi fare solo quello. È facile, adesso devi rispondere sì o no. Vai. Ogni forse se vuoi. Il tartufo è un fungo? No. Sbagliato. Prima risposta sbagliata. E dai. Oh, è andato. Allora, te ne faccio una facile. Facilissima questa. Sulle monete italiane da 5 lire è raffigurato un pesce, punto domanda. Sì. Sbagliato. Figurati, si è raffigurato un pesce. Ma che facciamo con questi capelli? Io li taglierei tutti. No, quelli no, quelli devono far crescere. Ma che crescere, dai, ma che vuoi finire di diventare? No, quelli devono crescere. Sasha! Sasha! Quanti gli in italiano? Sasha! Non volevo tu. No, Sasha. No, Sasha. Girati. È la nuova di un 2017. Ma cosa? No, non mi dica c'è il buco. No. Non mi dica c'è il buco. No, non c'è il buco. Modena, c'è una facilissima, ok? Chi era il padre di Apollo? Il figlio? No, il figlio devi chiedere. E poi c'è tutto il padre. Vabbè, tu chiedi il figlio, sennò è troppo difficile. Facciamo il figlio. Dai. La pelle. È giusto, la pelle, figlio d'Apollo. Fece? La gallina? No, una palla di pelle di pollo. Vabbè. Dai, questa te la indovini subito. Che specie di animale è il calamaro? È un pesce. Pensaci bene.
Inizia con la M. Mollusco. Sì, esatto. Siamo a due. Oh. Due. Le due province del Molise. Non ne sono manco una. Campobasso. E l'altra? Barzio. Barzio. No, Barzio. Ma inizia per I. Era Isernia. La prossima volta impara la geografia. Oh, e parte anche questo. Che benessere, tagliare i capelli. Come si chiamano le uova pregiate che ci vengono fornite dallo storione? Dallo storione? Che cazzo è lo storione? Non lo so, è tipo lo struzzo? Sì, sarà di quella categoria. Devo dire sì o no? No, qua, è il nome. Hai 5 secondi. Non lo so, vai, sbrigati. Allora, sta attento che sennò ti... Aspetta, ma perché stai facendo con una mano solo? Zio, ho la laurea, posso fare quello che voglio io con le forbici. Ok, ma questa è un po' allargante. No, no, è che è una presa d'aria. Ok, semmai dopo facciamo di là. Sai, bisogna andare simmetrici nelle cose. Poi vado un altro buco. Non è vero. Comunque era il caviale questo. Caviale. Sì. Gli antichi romani mangiavano la polenta? No. Come no? Tu dovresti. Tu però fai proprio schifo, comunque. Non muoverti, non aver paura, sennò ti taglio il cervello. Ok, basta. Guarda, aspetta che devo sto scalando, zio, aspetta. Guarda quanto sono bravo, frate. Oh, è perfetto così, guardati. Fidati, sei un bijou. Quale mare bagna l'Eritrea? Tirreno. Mediterraneo. Il Mar Rosso. Ti lascio decidere a te dove è che vuoi il taglio. Tanto ormai dietro le prese d'aria ce l'hai, quindi sei molto fast and furious. Piccolo Sasha. No, sì, no, devo sfumare, devo sfumare, Tudor. Ecco. No, poi mi offendo, so fare bene il mio lavoro. Basta. Ti sto facendo il taglio tipo vigneto. Sei pronto? Sono pronto. Esistono, vai. Esistono i leoni neri? No. Ma Tudor, ma sì che esistono i leoni neri. Allora, se esistono i leoni, perché non dovrebbero esistere i leoni neri? Scusa Tudor, la prossima te la faccio facilissimo, ok? Vai. Che c'è? Sono voli troppi capelli. Ma cosa stai dicendo? Ok. Un attimo ancora un filino qua. Basta. Perché non è dritto. Basta. Perfetto. Ma io t'ammazzo, Sasha. Che somiglia a Platinet. Che vuoi? Allora, la prossima domanda, Tudor, guarda, io le appoggio le forbici, Ah, proprio fiducia. Fiducia. Di che colore sono i tuoi capelli? Adesso. Bella domanda. Bianchi e rosa. Grigi. Un po' grigi. Un po' grigi e rosa. Bravo, hai indovinato. Sì, la situazione è decisamente degenerata. E Sasha come parrucchiere fa veramente cagare. Scusami, Sasha. Allora, c'è questo che mi ha sistemato i capelli perché si è reso conto che non andavano bene. No, te e guardate. Ma come ti permetti? Guarda cosa ha combinato adesso. Quando è che mi assumete? Sembra un pino, è tipo un albero di Natale. Allora, siamo entrati in quel posto che erano le 9 di mattina. E siamo usciti adesso che sono circa le 2. Quindi sono passate 6-7 ore circa. E questo qua è il risultato. Allora che ci penso, in realtà erano 5 ore. Ma vabbè. Il danno ormai è stato fatto. E adesso mancava solamente far vedere questo coso a tutti i miei migliori amici. E diciamo si sono fatti due risate. Sì, ma hai fatto i capelli bianchi? I capelli bianchi e non solo. No, no, raga, tutti quanti tipo qua in prima fila. Tanti due. No raga, sono fighi. A me fanno cagare. Cioè, sono sincero. Pensavo venissero meglio. Poi è tutto rosso e strano imbarazzo, sì, guardalo. Sì. Come si fa? Tudor. Guarda come vengo cosa stasera. Cosa cazzo è fatto? Vengo così stasera. Devi tornare a Roma, ti ammazzo. Ma perché poi c'è un ciuffo che non è? E poi guarda dietro. Dietro c'erano i buchi. Ma di chi era? Non l'hai fatto bene. Chi te l'ha fatto questo lavoro? Chi poteva fare questo lavoro? Grazie, Sasha. Più che altro il vero problema, e grosso problema diciamo, è stato tornare a casa, perché i miei genitori non sapevano nulla di questa cosa. E per il fatto che loro non mi vedevano da un mese circa, per loro è stata una bella botta. Ho perso una scommessa e mi sono... Oddio. Poi ci sarebbe anche la reaction di mio padre, che però vi lascio perdere perché so che mi segue anche molta gente piccola, quindi lasciamo perdere. E comunque, ormai ce li ho. Ormai devo aspettare un paio di mesetti prima che mi tornino i miei capelli, quelli belli. Perché purtroppo non ho usato, a differenza di molti altri, le bombolette. Io ho fatto direttamente la decolorizzazione e adesso devo aspettare che mi ricrescono. E spero che almeno voi vi siete fatti due risate per questa cosa. Lo spero, perché sennò raga, l'ho fatto inutilmente. Poco fa vi avevo detto che non tornavo a casa da circa un mesetto. E per questo motivo, per il fatto anche che tra pochi giorni a Natale, ho deciso diciamo che questa settimana starò con i miei genitori, quindi non farò per questa settimana nessun video. E ora che ci penso mi è salita l'ansia perché ho detto la parola Natale e mi sono accorto che loro passare Natale con i miei familiari
in questo modo e non sarà bellissimo, lo so. Io vi auguro di passare un bellissimo Natale in famiglia, sereni e soprattutto in salute. Vi invito a passare sul fan club di Facebook e sul mio Instagram, troverete il link in descrizione. E prima di chiudere questo video volevo ringraziarvi davvero di cuore per questo traguardo. Avrei voluto fare, e anzi ora che ci penso credo che lo farò, un video per ringraziarvi di tutto, perché cazzo 500.000 iscritti sono veramente tanti. Io ragazzi vi lascio un bel like e mi raccomando, superiamo i 50.000 like per questo video particolare. Fatemi sapere se volete un altro speciale per questo fantastico traguardo, che in realtà lo farò a prescindere. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. E niente, happy buon Christmas, happy buon Natale, buon Natale, bella.